Nel caso in cui la centralina del cancello automatico si guastasse e il motore fosse troppo vecchio per reperire il ricambio, che cosa si può fare? Si può sostituire con una centrale che riesca a comandare il motore e a regolare tutti i suoi parametri. In questo esempio utilizziamo la centrale Q80S della Proteco installata su un motore scorrevole modello Icaro della BFT. Il motore si collega al morsetto arancione, seguendo lo schema serigrafato o sulle istruzioni. Il fine corsa si collega al morsetto nero nello stesso modo. Tutti gli altri accessori, fotocellule, pulsante e lampeggiante si collegano agli altri morsetti. Una volta effettuato il collegamento si deve programmare. Si entra nella programmazione con il pulsante A e si scorre fino al menu CC. Entrando in questo menu con il pulsante A appare sul display la scritta C1. Ora si tiene premuto 10 secondi il tasto A. Se il cancello non è totalmente chiuso, questo andrà prima a chiudersi e poi a fare una manovra completa di apertura e chiusura per calcolare gli spazi. Il motore parte in chiusura, arriva al fine corsa di chiusura e quindi il cancello fa una manovra di apertura. Arrivato anche in apertura, il motore si richiude a completamento della programmazione. Se ora proviamo a dare un comando, ci accorgiamo che la centralina ha calcolato lo spazio e poco prima di arrivare all'apertura totale o alla chiusura totale, rallenta per accostarsi senza sbattere. Inizia la fase di rallentamento. Parte in chiusura a velocità normale. E ora inizia a rallentare.